Stimolare l'innovazione di prodotto per dar modo alle imprese di allargare i loro mercati di riferimento, di conquistarne di nuovi. Con questo scopo è nata anni fa l'iniziativa di Confartigianato Vicenza Libero Accesso. La sede di Trend Group, scelta non casuale per affrontare i temi del design, ha ospitato la presentazione dei progetti realizzati nell'edizione 2011. Un percorso, un corso, un concorso. Così è scritto nel materiale promozionale che illustra il progetto di Confartigianato Vicenza, Gruppo Giovani e ANAP, Libero Accesso. Un percorso che parte dalla creazione, supportata dagli organizzatori, di team composti da designer, consumatori e imprese. Per il loro approccio alle esigenze che saranno oggetto di studio, viene poi suggerito e insegnato un linguaggio, un metodo che si ispira al Design for All, ovvero alla filosofia progettuale che trae spunto dalla constatazione che la maggioranza dei prodotti sul mercato trascura i bisogni del 90% dei potenziali fruitori. Non sono infatti concepiti tenendo conto delle diversità di un mercato che include bambini, anziani, persone che presentano disabilità temporanee o permanenti. Magari potessimo fermarci tutti a 25 anni. I progetti annualmente realizzati partecipano infine ad un concorso per l'ottenimento del marchio di qualità DFA, perché l'impegno del gruppo di lavoro possa tradursi in un risultato concreto, ovvero la brevettazione e la commercializzazione del prodotto. Mentre nuovi team stanno già lavorando sui temi scelti per l'edizione 2012 di Libero Accesso, i progetti realizzati lo scorso anno sono stati presentati nel corso di un evento inserito nella settimana dell'artigianato. Tra gli ospiti, Sergio Polano, ordinario di storia delle arti contemporanee allo UAV di Venezia. Il suo giudizio sull'iniziativa parte dall'apprezzamento per un metodo che vuole una collaborazione basata sul rispetto dei ruoli. Quando la competizione sui mercati è più accesa, ci ha detto, bisogna saper dare spazio a chi ha competenze maggiori e specifiche. Un'iniziativa ottima, la condivido in pieno. Il dialogo è il fondamento che evita le guerre. Siamo in una guerra, inutile nasconderlo, tra le economie e gli artigiani. Io in fondo sono una piccolissima impresa, sono un artigiano al mio lavoro. Se non sono capaci di, senza rinunciare alla loro individualità, però di cedere, fare un passo indietro e cedere competenze a chi le ha, e con il fai da te si fa turismo fai da te. Io ho tanti esempi anche del mio lavoro recenti, ci sono competenze che non sono, che vanno condivise, e quindi anche il modo di rapportarsi, io credo, queste sono le mie opinioni, sono discutibili per fortuna, non credo di avere la verità, né sapere qual è il futuro, e non credo che l'economia sia governabile, altrimenti i signori che sanno tutto dell'economia avrebbero risolto i problemi. Adesso bisogna, secondo me, lavorare tanto, essere capaci di rischiare e guardare un po' più dell'orizzonte della pianura padana, però, perché ci sono altre pianure molto più grandi, i cinesi fanno 150.000 ingegneri meccanici l'anno, è difficile competere. L'Italia, tuttavia, gode del vantaggio di avere già in casa, per storia, cultura e tradizione, delle eccellenze che il mondo apprezza, tra le quali il nostro artigianato. Il primo obiettivo deve essere quindi la loro valorizzazione. Noi siamo un paese di artigianato, non è mai stato un paese industriale d'Italia, è stato un sogno degli anni 50 e 60. I nostri maggiori risorse sono le culture, il cibo, il vino e quant'altro, la cultura che non è trasportabile a differenza del cibo e l'artigianato. La grande risorsa è quella, se non sappiamo valorizzare l'artigianato il paese chiude. Libero Accesso aiuta, come si è detto, imprese, designer e fruitori a mettersi insieme per realizzare prodotti utili e pertanto potenzialmente di successo. Com'è stata allora l'esperienza di chi ha accolto questa sfida? Ecco due degli artefici del progetto Giro Svita, vincitore dell'edizione 2011 e che si è aggiudicato il marchio Quality Design for All Italia. Per la ditta Fonti di Posina dell'imprenditore Matteo Frugani, Filippo De Franceschi, architetto designer, e Cinzia Conte dell'associazione H81. Diciamo che l'esperienza di Libero Accesso è stata veramente stimolante perché ha messo sullo stesso tavolo l'impresa, il designer e anche chi poi va ad utilizzare gli oggetti che noi andiamo poi a progettare. E nei riguardi dell'impresa è stato molto importante il confronto sul campo per capire le tecnologie, per capire le possibilità, per capire effettivamente dove possiamo arrivare, perché un conto è
pensare, progettare in maniera, diciamo così, virtuale, senza nessun legame con la realtà. Un conto è fare i conti con le possibilità effettive che ci sono all'interno delle imprese. È partito tutto da un'esigenza che è emersa nell'associazione da cui ho il privilegio di fare, diciamo, del volontariato da qualche anno a questa parte. L'esigenza era quella di poter comodamente aprire molto semplicemente una vita, cioè un elemento, una cosa che si fa tutti i giorni, aprire una bottiglia senza difficoltà. Quindi una cosa che poteva essere, diciamo, difficile per un amico disabile, ma anche per una persona comune, un anziano, un bambino, eccetera. Proviamo a descrivere come voi siete riusciti a risolvere questa esigenza. Sostanzialmente si tratta di svitare un tappo che solitamente è molto duro. Perché? Perché noi facciamo uno sforzo di compressione per sbloccare il tappo di una bottiglia. In questo caso invece, come si vede, il tappo ha incavata uno spazio, una croce, dove va a incastrarsi una sorta di cacciavite che permetta di aprire molto agevolmente il tappo. Dove si trova il cacciavite? Si trova sul fondo della bottiglia. Quindi in pratica una seconda bottiglia serve per aprire la prima bottiglia. Per informazioni sul progetto Libero Accesso, contattate Confartigianato Vicenza o visitate il sito internet liberoaccesso.com.